Voi ancora non lo sapete, ma state per vedere il video più assurdo della vostra vita. 300.000 mi piace! L'uomo! Cos'è che vedo qua? Dei soldini! Questi qua spariranno tutti quanti! Come dite, rubare è sbagliato? Non fatemi la predica, non avete mai rubato 2 euro a un vostro fratello, a vostra sorella per comprarvi il gelato? Come dite, Favigé non è mio fratello? Andiamo avanti con il tour della casa. Questa era la stanza di Favigé comunque. Ci tengo a ricordarvi: be a good neighbor, be quiet, be quiet, be quiet, be quiet. Dalle 10 alle 6 più o meno. Andiamo in camera di Surri. Camera di Surri è abbastanza ordinata. Devo dire che Surri è molto bravo. Infatti là ci sono solo le buste da buttare via. Altri soldi. Oh mio Dio, sono ricco. Mi pare assurdo dover aggiungere questa clip, però so già che qualcuno nei commenti rimarrà scandalizzato da questa cosa. I soldi poi sono stati restituiti, o forse no. E in ogni caso sono tipo 100 yen, che corrispondono a meno di un euro. Non rompete. Con questi domani ci compro le caramelle. Nella camera di Surri non c'è niente di rilevante da farvi vedere. Posso anche andarmene. Un altro armadietto completamente vuoto. Chiudiamolo. Qui c'è un bagno che dà sulla strada principale, tra l'altro. Anche questo senza spruzzino. E investiteli, no? 100 euro per un water vero. O nel dubbio, invece di mettere altre due lavatrici asciugatrici, mettete un bidet. Questo sono io, ciao. Anche questo bagno non ha più segreti per nessuno di voi. C'era un'altra luce. Ecco, ho fatto tutto al buio, vabbè. Andiamo in camera di Tudor. Tudor è un po' disordinato, eh? Dobbiamo dire la verità. Ho dormito un paio di notti anche nel suo letto perché, ora vi spiego il motivo, nella camera che stiamo per vedere c'è un altro clima. Si vive in un'altra parte del pianeta. Siete abituati al clima mediterraneo? Qua c'è l'artico più glaciale. Ed è per questo che ho dormito qua, perché faceva un freddo cane e il condizionatore faceva troppo troppo rumore. Comunque, come potete vedere, il disagio ha preso il comando. C'è tutto per terra, tutto in disordine. Sono a Disneyland gli altri, quindi io ne approfitto per fare sto video. E qua giù in fondo, se non vedo male, sono le istruzioni per attivare l'aria condizionata. Ops, ho dato un calcio al robottino di Star Wars. Andiamocene, va. Questa è l'ultima stanza della casa. Giuseppe è più disordinato di quello che crediate, ve lo garantisco. Qua c'è anche la scatola dell'action figure che ha vinto l'altro giorno. Buste ovunque, il pupazzo che gli ha vinto Sasha per papà. Eccolo qui, molto carino. Quando viaggio sono abbastanza ordinato. Questo è il mio bagaglio a mano, questa è la mia valigia, che è praticamente già piena. Questi sono tutti i vestiti che ho lavato in questi giorni e che adesso sono finalmente asciutti e posso ripiegare per mettere in valigia. Quindi mi sto giustificando. Guardate papà Vegas che fa la scorta di bottiglie per le notti. Ho sempre desiderato farlo. Il profumo di papà Vegas è sempre più buono. Qui c'è uno zainetto che ho vinto io ai Prize Game. Oh mio Dio! Surri! Surri, 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 surri! Surri, vieni su, surri, vieni su! Porca troia, che cazzo vuole questo? Surri, c'è uno scarafaggio gigante! C'è uno scarafaggio gigante! Cosa fai con quello? Uccidilo! Uccidilo, 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 uccidilo! C'è gigantesco! Laggiù! Ammazzalo! Oddio, questo? Ma se... C'è anche un ragno, sì. Laggiù in fondo, in basso all'angolo. Porca troia. Gigante. Lascialo. Lascialo. Tu dormi sul divano, Giuseppe, che dorme qua. È vero anche questo, ma uccidilo. Non posso ucciderlo. Lo uccido io. No, sai perché non posso ucciderlo? Per quale motivo? Perché se tu avessi un po' di esperienza sapresti che gli scarafaggi, quando li schiacci, hanno un sacco di merda dentro. Hanno una macchia d'oro. Perché tu vuoi dirmi che ne hai uccisi tanti? No, uno. Però okay. Era una merda. L'esperienza. Uccidiamolo lo stesso, non mi interessa, pulisco. Usa la base, che è bella piatta. Guarda che scappa veloce. Scappa veloce, io lo tiro addosso, vedrai. No, non puoi lanciare il muro. Che cazzo gli lancio addosso? E secondo te come l'abbiamo fatto il buco giù? Quel buco nel muro non lo abbiamo fatto noi, lo giuro. No, lo giuro. Surri, lo giuro, non l'abbiamo fatto noi. Non l'ho visto. Sicuro? Sì. Aspetta, facciamo quella... Facciamo come quella volta sul secondo canale del ragno che ha fatto... Oh mio Dio, è vero. Aspetta che metti mutande. Figo. Ok, possiamo... Figo! Possiamo... Mi piace questa cosa. No, no, ora li tieni giù, stronzo. Di usare la base. Ma quello non c'è. Ho un'idea, un'idea. Ce l'hai un accendino? No. Ma sei pazzo? La casa fatta a metà di legno. Ma cosa? Gli dai fuoco e basta. A parte che scappa. Arreggi. Controllalo, se si muove dimmelo. Come hai fatto a vederlo poi? Perché la porta... Ho mosso la porta. Ho mosso la porta. Questo dovrebbe ucciderlo, perlomeno no. Fargli del male. Ma era così lontano, non prendi... Porca vacca. Uccidilo, però è bellissimo. Uccidilo. Cioè, è particolare. Lo posso... Uccidilo, gli tiro la bottiglia. È carta da parati. Una macchia così, cioè, devi... Non è vero. È carta da parati, non va via la macchia. Surri, devi ucciderlo te, io non lo non posso fare. Ucciderlo, non è che con la carta mi fa troppo schifo.
troppo veloce. Il ragno, se vuoi, lo uccido. Il ragno non mi interessa. Lascialo vivere. Non lo lascio vivere un cazzo. Oh. Pezzo di merda, stai lì o ti ammazzo, A parte che nel video sembra minuscolo. Non lo è, raga, non lo è. Prendo macro, avvicino la videocamera. Io non mi avvicino il cazzo. Dai, l'avvicino io. L'avvicino io? No, lo vedono già. Quanto cazzo è enorme? È gigantesco, raga. È giga enorme. Che sono intelligenti gli scarafaggi. Sì, sì, ora vedrà quando esplode quanto è intelligente. Il suo cervello si spargerà. Aspetta, cos'era? Che sono gli unici esseri viventi che riescono a sopravvivere a un'esplosione nucleare. Visto che ora la Nord Corea. Ma non perché sono intelligenti, non c'entra niente. Vabbè, ma sono anche intelligenti. Perché sì, mi ricordo che c'era una puntata dei fan dei genitori in cui costruivano. Ti piace la Bottle Flip Challenge? No, frate. L'ho mancato. Ho fatto un buco nel muro, zio. No. Oh mio Dio, no. Preoccupati di quello, quello non se ne accorge nessuno. Hai fatto un cazzo di buco nel muro. È uno scarafaggio, è più pericoloso. Frate, guarda, solido. Buco. Hai seduto il cartongesso dietro. Se non lo diciamo a nessuno, non lo vedrà nessuno. Papà lo vedrà quando saremo già in Italia, saremo salvi. Uccidiamolo adesso, per piacere. No, sì. Ho un'idea, reggi insieme. No, scherzavo, tienilo d'occhio. Vuole fottere con la persona sbagliata sto stronzo, capito? Ma è già attaccata? Guarda che come sente il rumore scappa, C'ha le orecchie tipo gatti. Sì. Dove attacchi? Non so dove. Attaccalo. A casa non ci sono prese. Attaccalo lì, no. Non c'è più. Eh? È lì. Allora, aspetta, se faccio così non dovrebbe muoversi in teoria. Ok. Vabbè, ragazzi, intanto io faccio una macro. Raga, è enorme. Allora, sapete che io di solito non ho paura di ragni, questo cosa. Non è che mi fa paura, mi fa un po' schifo perché è enorme. Non sarà qua dentro, sarà enorme e in trappola. Come senti il rumore, secondo me inizia a scappare, zio. Okay. Ci sei? Vai. Dai, gli oggetti contundenti potrei con cui cosa. Cosa? No, con cui colare? Con i quali potrei farmi del male. Già Giuseppe è anche il ragno. Ma non funziona, zio. No, perché rovini la carta da parati? Provaci, però ho i miei dubbi. Prendi il culo. Cos'è? Non lo so. Guardate, il male ti arriva su. Veloce! No! Bastardo laido! Ho preso! Guarda! No! Stavate non la mettere nel video! Questo è il video più epico della storia, cazzo! 300.000 mi piace! Guarda tanto esce, lo sai? Se non è morto esce. Non può uscire. Come no? No. Non c'è la valvola? Non lo so, penso che eccolo. Sì. Allora, se non è morto, gli è venuto un infarto. Ma il letto di Giuseppe. Non watch me, ne. Watch me, ne. Allora, ci sei, scoprite il cuscino. Scoprite il cuscino, già che ci sei. Watch me, ne. Questa è una aspirapolvere, ok? Capite quanto è grande una aspirapolvere? Guarda quel cazzo di coso. Che poi non fa male a nessuno lo scarafaggio, fa solo schifo. E oggi? Sei fuori fuoco. Ok. E oggi nella sfida tra uomo e insetto, indovinate chi ha vinto? L'uomo. Dobbiamo rifarla. L'uomo. Cazzo. L'uomo. L'uomo. Sì, ma magari bevi un po'? Ha vinto l'insetto? L'uomo. L'uomo. Non è cambiata la bottiglia, capito? Suri, non c'è più. Sì che c'è. Lì, zio, lì. Però mi sa che è vivo. Zio, abbiamo fatto... È vivo! Abbiamo fatto le montagne russe per scarafaggio. Montagne russe, frate, sono avuto un infarto ora, questo è invincibile. Ecco perché sopravvivono le cose nucleari. Porca troia, ancora vivo. Non hanno il cuore, non possono morire di infarto. Come? Sì, non è che non hanno il cuore. E funziona in maniera diversa. Vabbè. Comunque l'abbiamo preso. Grazie dell'aiuto. E porta via l'aspirapolvere però. Ma dove l'hai preso? All'entrata, ok. Ecco perché dovremmo sempre tenere la fotocamera accesa, perché ne succedono di tutti i colori. Comunque, volevo farvi vedere il bagno. E poi questo video è finito, fortunatamente. Questo è quanto. Un altro bagno uguale all'altro, senza niente. Inutile.
completamente inutile. È tempo di scendere. Porto via lo scarafaggio, che però mi fa una paura assurda. Oh, stacchiamo la spina. Vieni con me. Ah, ok. L'unico modo con cui puoi uscire è da davanti, quindi non dovrebbe recare problemi a nessuno. Allora, cari amici, questo video vlog termina qua. Un po' bislacco, ve l'avevo promesso, non avevo previsto che lo sarebbe successo, ma così è stato. Se vi è piaciuto, mi raccomando, spolliciate, commentate, condividete. Se ancora non avete fatto, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo nei prossimi giorni con un prossimo video. Qua da Stefani, Surri e tutti i coinquilini fantasma che in questo momento non ci sono. È tutto. È uscito? Da vederlo. Adesso, giusto per curiosità, mi fate vedere che caspita c'è qua dentro. Private only. L'estintore. Stasera si fa festa. Comunque, le scale erano 13. Vediamo chi di voi ha saputo cogliere questo dettaglio.